DG Photo Art. It's media. It's art. Allora, benvenuti! Un applauso! Alla prima edizione di questa bellissima manifestazione Le Voci di Napoli, organizzata dall'associazione Vesuvius. E chiamiamo subito a fianco a me due stelle qui sotto il cielo napoletano. Abbiamo Edda Cioffi, applausi! Buonasera a tutti, buonasera, grazie per la stella. Bellissima! E poi un'altra stella, Erika Sito! Ecco. Buonasera, buonasera a tutti! Stai un gradulatore tu, Ci siamo. Un galantuomo. Non c'è una cosa più bella che stare in mezzo a belle donne come voi. Poi bionda e bruna, quindi l'ho fatto apposta. Hai anche la scelta. L'ho scelto apposta. Allora, diciamo che è una prima edizione di questo festival di giovani talenti. E quando si parla di Napoli a volte si dicono tante cose non positive. Anche non positive. E in questa estate a Napoli abbiamo pensato di valorizzare i giovani. Infatti, proprio perché spesso capita di sentire tante cose non belle da parte della critica oppure dalla parte delle persone che sono sia in Italia che fuori Italia, perché ormai praticamente per esempio la camorra è diventata un simbolo di Napoli, quando poi a Napoli ci sono tante altre cose bellissime. Per cui questa sera questa iniziativa è nata per dar valore, promuovere ed esaltare tutti i talenti del nostro. Quando tempo durerà
ti lascia da sola io. Giovanotti, la musica italiana sta diventando monotona, ormai da anni sembra la stessa cosa suona, musicalmente in Italia siamo rovinati, da quando il cucino prende i primi classificati, frate a fare rap se il capitano finto, sorrime fulgenti tipo cactus, continua a fare rap anche se non mi puoi sopportare, lo faccio perché mi piace fammi cazzare, questa gente vuole criticare, parlare, ma quando dico fatelo non lo sanno fare, di questa roba tu sei il boss, aspetta sento buona cotta che sta roba sia posto nel tote man, 1, 2, 3 bro, hai te mani a Luca, 1, 2, 3 bro, hai te mani a Luca. E la nave è mare bello, e la nave è felicità, è persona che con tantezza tutta il mattino va a fatica, e la nave è guagliuna, la se diventa la giugno pallona, le bicchiere la tutta fatto fuori del mondo, e della gente spensierata, a sta tranquilla e sta contenta poi, la buona sera e la noce insieme, ecco una mano troppo corrente di persone, da qui, conosciuto la costellazione, da qui, senza mai guardare dentro un cannocchiale, perché la mia vista vede è una lente naturale, io fantasma. Ranieri. Applausi, eccola qua, bellissima, 11 anni. La più giovane. Una voce stupenda. Io prima dicevo, Valentina Stella, stai attenta, perché c'è una nuova stella, e sei tu. Ok, andiamo avanti. Ok, il premio della critica, grazie mille. Datemi la busta della critica, Edda.
tre nomi dei vincitori. Sì, vengo vicino a voi così sbircio. Vieni anche te, sì, sbircio. Erica, è anche giusto. Allora, terzo classificato, Chiara Ranieri. Ecco. Secondo classificato, Antonia Di Maio. Diciamo anche i voti? Con 445 voti, Antonia Di Maio. Chiara invece con 342. Posso dire chi vince? Lo diciamo insieme? Sì, tu l'ideatore e l'organizzatore dell'evento, non io. Chi è? Signori e signori, vince la prima edizione delle Voci di Napoli, Rosa Chiodo! Meritati questi applausi. Davvero. Complimenti, grazie a tutti, grazie. Complimenti per la voce.